Konnichiwa! E ben ritrovati qui nel mio canale, sono come sempre Giappo Gamer. E ben ritrovati qui nel favoloso e magico mondo di EOS di Final Fantasy XV. Allora, ovviamente dobbiamo continuare l'avventura e aspettando di salpare, sì, dobbiamo proseguire verso Capo Kaem. E allora proseguiamo, dai. Oddio, vediamo un po' questi che dicono. Beh, sì, se la sono un po' cercata gli imperiali, eh. Ok, allora, fai guidare Ignis fino a Capo Kaem? Ma sì, dai, facciamo guidare Ignis, dai, vai Ignis. E si sta un po' più strettini, eh. Vabbè, comunque dai, questa macchina è omologata per 5, per cui... In partenza, in partenza. E vediamo un po' come sarà questo Capo Kaem. Guida Ignis, per cui insomma sono abbastanza tranquillo della guida. Ovviamente non farà una guida chissà quanto spericolata. Guardate là che roba, eh. Aerofortezza Bolery, già ispezionata nell'ultimo episodio, che direi è andato abbastanza egregiamente. Dobbiamo percorrere 2,1 km per di là. Vediamo un po' il panorama, un po' brullo, eh. Cioè, sì, c'è vegetazione, però... Insomma, mi ricorda alcune parti d'Italia... Perché c'è la vegetazione, però poi da un po' non manca proprio. Poi montagne. Oddio, questo meteorite qua, che fa un po' così. Un po' orripilante, però vabbè, insomma, comunque sta lì, dai, fa un po' scena. No, dai, no. Perché è inchiodato? Fate una sosta nella foresta di Malmalam. No, anche no. Vai, vai, prosegui su. Ingrana la prima, tocca andare fino a Capo Kaem. No, ci manca pure che ci fermiamo nelle foreste qua a esplorare. No, dai, cerchiamo di continuare. Poi magari questo lo esploreremo in futuro, ma cerchiamo comunque di continuare l'avventura, che sennò qua non la finiamo più. Usciranno mila episodi. Già, non andiamo mica in vacanza, andiamo a combattere qua, bella, eh. No, che finirà tutto, come finirà tutto, dai. Magari sarà l'inizio di una nuova avventura, chi lo sa, eh. Tocca vedere cosa ci aspetterà a Capo Kaem. Aia, sento una musichetta alquanto. C'è qualche bestiaccia qua intorno? C'è qualcosa che si muove di grosso qua intorno? Bah, mi pare no. Meglio, meglio. Dai, pure una bella giornata. Oh, ecco il mare, va? Eccolo là. Beh, dai, beh. No, che è? Costa di Leriti. No, no, non parcheggia. No, non so sta. Dai. Dai, su. Fate una sosta sulla costa. Eh no, dai, continuiamo, dai. A meno che non sia una sosta. C'era qualcosa là per terra, cavolo. Vabbè, ormai è andato. Sosta a bagno, ma non vedo nemmeno qua. Toccato pure infrattarsi, mi sa. Tra le altre cose. Vai, comunque. Kire. Bello, bello, sì, sì. Beh, fa sempre il suo effetto il mare, eh. Poi, insomma, ovviamente fatto molto molto bene, insomma, graficamente un bel impatto, eh. Beh, guardate che roba. Eccolo là, Capo Kaem, manca un chilometrino.
Insomma, ci siamo quasi. C'è qualche bestia a questi paraggi? Ponte, eh? C'è qualcosa. C'è qualche bestiaccia? Ma per il momento non vedo nessuna bestia. Vediamo poi da quest'altra parte. Oggi potrebbe fare un po' di pesca il nostro Noctis. Però non so. Boh. Che ti fa? Fate una sosta nel rifugio di Specrei? No, dai, mattina, su, sono le 11. E dai, che sosta, su. Quello magari potrebbe fungere ad accampamento, ma. Magari fra un po', insomma. Ecco, adesso è mezzogiorno, che cavolo, tocca fare una sosta. No, 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 andiamo avanti. Vediamo un po' cosa c'è questo capo Kaem. Mancano 400 metri circa. Bene, bene, ci siamo quasi. Oh, quello che è un faro, mi sa. Dovrebbe essere un faro, credo. Comunque, un punto d'avvistamento. Bello, bello. Bene, bene. Oh, ma dai, non mi dica che ci sta Cindy dai paraggi, dai. Riconosco il camion. Ma non mi dite, su, dai. Scendete, scendete. Andiamo un po' in perlustrazione, va. Allora, questa sì, ci sarà la compravendita, ma stiamo bene pure così. Ok, andiamo di qua, va per 60 metri, vediamo un po' che cosa ci aspetta. È davvero un faro, infatti, sì. Infatti è così, Cindy, dai, ma dai. Ah, bella, ciao Cindy, come va? Vi separate da Iris? Se faccio no? Arigato, arigato. Vabbè, sì, per forza di sì, allora. Grazie al passaggio, prego, cara. Parla con Cindy. Iris sta lasciando il gruppo. Una revisione completa. Vabbè, ogni tanto, insomma, vanno fatte le revisioni, eh. Dusty e Monica. Ma Monica è un nome italiano, cavolo. Do corri? C'è fretta? Talcott. E sveglio il marmocchio, chiedetelo a lui, ne sa molto più di me. Vabbè, lo dici tu. Yokata, Yokata. Va bene, va bene. Il nonno è giù al molo. Va bene, ok, ognuno il suo lavoro. Ok, aspetta di salpare, parla con Talcott. Eccolo qua, va. Doso, Doso. Ok, sto arrivando, parliamo col ragazzino, va, vediamo un po'. Che caspita vuole. Andiamo pure un po' in perlustrazione, va, che io sta zona a me è nuova, per cui vediamo un po' se magari. Oh, che c'è qua? Gioiale vetro per uno. Buono, ok. Si può sempre rivendere, ottimo, ottimo. Da questi paraggi c'è qualcos'altro? Ah, qua è in costruzione, eh? Ma è costruito un albergo? Una casa? Bah, chissà. Vabbè, vediamo un po'. Bestie nei paraggi non ce ne sono, perché potrebbe anche essere visto come una cosa positiva. Vediamo un po', parliamo con il ragazzino, va, vediamo un po' che vuole. Talcott. Wow, insomma, il nome non è che sia chissà quanto wifi, cioè, Talcott sembra più un medicinale, ma comunque.
La cascata, sì, beh, no, ho letto che è più a nord, vicino al lago, ci sono delle rovine. Il Mithril? Parla con Iris quando siete pronti. Iris sta qua. Quando siete pronti? Vabbè, vediamo un po'. Entriamo, ma vediamo un po' che caspita c'è qua dentro. Si può aprire questa? Direi di no. Che c'è là? Qualcosa che brilla? Stemma nobile per uno, buono. Ah, riposa, si può riposare? Nascondiglio segreto, esperienze è per 1,0. Vabbè, ok. Ah, 0 quill, gratis. Vabbè, però di esperienza quanta l'abbiamo fatta? Boh, per il momento riposare, insomma... Qua si può andare? Direi di no. Sì, ragazzi, non vi appiccicate però. Che cavolo, eh. Questa che è la cucina. Che c'è qua per terra? Ampolla magica per uno. Questa è buona. Ottimo. Qua si può entrare? No. Ragazzi, toglietevi qua. Lo spazio è quello che è. Non è una reggia, eh. Non vi ho portato dentro l'hotel a 5 stelle. Questa non dico sia una stamberga, però insomma. Vabbè, ok, abbiamo raccolto un qualcosina. Vediamo un po', va. Vuoi conoscere tanti posti come lui? Vabbè, a sto punto parliamo con Iris. Che era con lui parlava tal sia il Vesper. Ho chiesto a Monica di informarsi e mi ha detto che la strada ad arrivarci è stata chiusa dall'impero. Allora, proseguendo non potrei più tornare indietro per un po'. Andate avanti lo stesso? Direi di sì. Ecco, brava, aspetta dentro, va. Ok. Ok, bene così, missione compiuta. Aspettiamo di salpare. 1000 punti esperienza ciascuno, il che non guasta mai. Gladio, che c'è? Dimmi. Dimmi, amico mio. Un paio di cose da sbrigare, eh? Ora vuoi stare un po' solo, pensa Noctis. Cerco di trattenerlo. Lascio che parlino gli altri. Cerco di trattenerlo, va? Dai, rimani con noi. Oh, attorno di 2 punti abilità. Bene così. Va bene, ok, trofeo guadagnato, l'ora del coraggio. Bene, Gladio lascia la squadra, che mi inquieta un po', ma comunque. Allora, eccoci qua. Allora, abbiamo 84 punti abilità, bene. Ok, vediamo un po' le foto. Qualche foto da scattare. Ah, hanno comunque dormito dentro, perché noto che può darsi che siano i letti quelli di questa sorta di nascondiglio. Una foto di Iris. Sì, dai, carina. Salviamola. Sì, una foto con Gladio va bene. Ok. Ok, bene così, andiamo avanti. Siamo in salvataggio. Bene, bene. Ok, bene così, siamo arrivati al capitolo 7. Capitolo 7 che vedremo nel prossimo capitolo. Quartetto incompleto. Lo yacht è in pessime condizioni per rivelare il necessario materiale estremamente raro, il Mithril. Le informazioni su questo minerale sono poche e frammentarie, ma alcuni indizi spingono Noctis e i suoi amici a inoltrarsi fra antiche rovine sotto giurisdizione imperiale. Ai ai ai. Bene, ok, insomma, sarà... credo abbastanza impegnativo questo capitolo 7, che vedremo ovviamente nel prossimo capitolo. Bene così, se questo capitolo... se questo, scusate, episodio di Enesi, episodio di Final Fantasy XV vi è piaciuto, lasciate pure un bel like, commentate, fatemi sapere la vostra e condividete i vostri social network. Dal vostro Giappo Gamer è tutto, sayonara ne, ai prossimi episodi.